Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Buonasera e bentornati a War Room Business. Con la puntata odierna parleremo di turismo, uno dei settori più importanti per l'economia del nostro paese. Oggi però affronteremo il tema da un punto di vista diverso da quello tradizionale. Il turista si è evoluto e quello che cerca ora va oltre la semplice visita di un luogo o di una città. Vivere e visitare un posto sono due aspetti differenti, ma non sempre è possibile trovare da soli il giusto equilibrio tra questi due approcci. Per questo e per far vivere al meglio il nostro paese c'è Towns of Italy, un'azienda che ha più sedi in Italia e oggi è qui con noi il presidente Saverio Castilletti. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, partiamo da una descrizione di Towns of Italy. Voi tecnicamente siete un tour operator, ma in realtà c'è molto di più. Ci vuole raccontare brevemente la storia della società, com'è nata e l'idea, l'ispirazione? Sì, allora Towns of Italy Group è nato nel 2022, però pone le sue basi, le sue radici molto prima, nel senso che io mi sono occupato per tanti anni di altro, mi sono occupato di media, tecnologie, internet, partecipato un po' a quella che è stata la nascita della new economy in Italia, poi dopo una quindicina d'anni di azienda con ruoli insomma, sicuramente interessanti, ho deciso di cambiare vita, di mettere un po' a frutto le mie competenze nel mondo del digitale con il turismo, che era stato un po' il primo amore della mia attività lavorativa. Quindi nel 2013 nasce ItalyXP. ItalyXP era un marketplace per la rivendita di esperienze turistiche. Era un'azienda che andava molto bene, una quindicina di dipendenti, fino al 2019. Collaboravamo già con un centinaio di partner in tutta Italia e accoglievamo clienti da circa 120 paesi diversi da tutto il mondo. Poi è arrivata la pandemia, 2020, quindi il turismo si è completamente bloccato. Il nostro turismo era un turismo, diciamo, legato alla clientela internazionale, quindi anzi addirittura clientela molto spesso extraeuropea. Quindi per due anni i nostri clienti non, di fatto non potevano neanche arrivare in Italia. Certo. Quindi con l'azienda completamente ferma, decido di contattare uno dei nostri partner principali, con i quali nel corso dei 6-7 anni si era instaurato un rapporto di collaborazione molto interessante, anche di amicizia, e decido di proporre mettere insieme le forze per ripartire insieme più forti dopo la pandemia, perché insomma, prima o poi sarebbe finita. Effettivamente poi era l'augurio di tutti quello. Esatto. E quindi nel dicembre 2020 ci sentiamo, iniziamo a lavorare su questo progetto. Appunto, parlo di l'azienda con la quale abbiamo unito le forze, si chiama Florence Town, era attiva nella erogazione di servizi turistici esperienziali in Toscana e poi stava avviando le attività anche su Roma, su Venezia e su Milano. Decidiamo di unire le forze creando un'unica filiera, quindi unendo un po' la filiera sia da un punto di vista dell'organizzazione delle attività sia dal punto di vista della commercializzazione delle attività. Creiamo questo progetto di player nazionale e lo presentiamo a degli investitori. Questa cosa succedeva nel dicembre 2020, poi chiaramente la pandemia ci ha messo un po' a lasciarci un po' più tranquilli, quindi abbiamo avuto diciamo un annetto di gestazione del progetto con, non so se ricorderete tutti, le zone rosse, le zone gialle, non si poteva girare neanche in Italia, dicembre 2021 ancora tutti bloccati in casa, quindi... E quindi nasce da queste. Considerate che appunto Florence Town era attiva nel mercato dei servizi turistici esperienziali dal 2006, quindi un'esperienza sicuramente molto importante, e erano stati un po' i pionieri per questo mercato delle esperienze turistiche. Quindi questa è stata un po' la nascita. Da lì presentiamo il progetto agli investitori e nell'aprile 2022 viene lanciata Towns of Italy Group,
appunto, che è l'unione di Florence Town, Italy XP per quel che riguarda la parte tecnologica, e poi Florence Arno Travel, che è un diciamo l'agenzia del gruppo che si occupa di clienti di fascia alta, quindi il mercato del lusso. Ecco, quindi lei ha parlato appunto di, ha usato questa parola, questa espressione, turismo esperienziale. Cosa vuol dire? Come lo vorrebbe spiegare? Come lo potrebbe spiegare? Ma un suo collega qualche settimana fa ha usato un'espressione che ci è piaciuta molto, che è un po' la fabbrica delle memorie. Diciamo che si viaggia sempre meno per vedere dei posti e sempre più per fare delle esperienze, quindi per vivere il posto, per cercare di così, acquisire degli elementi su quella che è la cultura del posto, su quelle che sono le tradizioni, su quello che è il modo di vivere delle persone. E quindi diciamo il turismo esperienziale è un po' quella parte del turismo che non si occupa di trasferimenti o di pernottamenti, ma si occupa delle cose da fare durante il soggiorno del cliente. Diciamo che si va, se prendiamo la definizione un po' più accademica, si va dai musei ai parchi giochi alle attività. Nel nostro caso sono soprattutto le attività, i tours e le attività, quindi parliamo di visite guidate, escursioni, ma poi soprattutto c'è, nel nostro caso, c'è una componente molto importante legata alla parte di food and wine. Abbiamo una verticale di esperienze legata al, abbiamo diverse scuole di cucina in giro per l'Italia, scuole nelle quali spieghiamo, chiaramente in maniera molto semplice, al turista che viene a trovarci alcuni elementi di base della tradizione enogastronomica italiana. Quindi i clienti imparano a fare la pasta fatta in casa, fanno la pizza, fanno il gelato, fanno il tiramisù. Questo è un format partito a Firenze nel 2013. A Firenze adesso abbiamo tre scuole di cucina, ne abbiamo aperta una nel 2021 a Milano, al mercato centrale, ne abbiamo aperta una a Palermo lo scorso luglio, e stiamo lavorando all'apertura della scuola di cucina di Roma, che dovrebbe essere aperta nel prossimo autunno. Quindi è un format al quale teniamo particolarmente. Beh, insomma, è sicuramente un pilastro poi dell'italianità, ecco. Assolutamente sì. L'enogastronomia, quindi è giusto veicolarla. Oh, senta, può darti un'idea anche del tipo di cliente che viene da voi, un target, una profilazione, immagino ci sia. Certo. Allora, sicuramente il turismo esperienziale, un po' anche per la definizione stessa dell'argomento di cui parliamo, è poco legato alla clientela locale, perché comunque la clientela locale sa già. Conosce il territorio. Esatto, quindi diciamo che il turismo esperienziale si rivolge quasi esclusivamente a una clientela straniera. Noi nel nostro caso parliamo di clientela esclusivamente straniera, parliamo di appunto la quasi totalità della nostra clientela è extraeuropea. Abbiamo un focus molto importante sugli Stati Uniti in questo momento, che sono, diciamo, un mercato sicuramente un po' più aperto a questo tipo di, anche alla tradizione sia culturale che enogastronomica, quindi sono molto più interessati a conoscere questo tipo di mondo, di segmento. Adesso stiamo avviando le attività per l'espansione della nostra attività commerciale anche in Far East, in Australia, insomma, sui mercati anche un po' più diciamo legati al mondo asiatico. Però è una clientela di fascia medio-alta, poi diventa di fascia alta con Arno Travel, che appunto molto spesso si tratta di clientela che viene in Italia per la prima volta, quindi comunque una clientela che ha la necessità di fare anche le cose un po' più tradizionali, cioè il turista che viene per la prima volta a Roma non può non visitare il Colosseo.
Però appunto è una clientela che ha anche la curiosità di fare delle esperienze un po' diverse rispetto alla, così, alla classica passeggiata. Chiaro. Quali sono i viaggi più richiesti attualmente, per darci un'idea? Ma come dicevo prima, nel nostro caso sicuramente a livello numerico le visite, i city tours, quindi la parte culturale, gli Uffizi, il Vaticano, il Colosseo, Pompei, sono sicuramente visite guidate, sono sicuramente a livello numerico sono sicuramente rappresentano sicuramente un target importante. Nel nostro caso siamo molto attenti anche alla parte un po' più esperienziale, quindi sia escursioni che percorsi food and wine, quindi ad esempio citavo prima le scuole di cucina, noi nel 2023 abbiamo accolto circa 25.000 clienti nelle nostre scuole di cucina, sicuramente c'è un focus molto importante per quel che riguarda anche la parte di escursioni, per esempio storicamente noi abbiamo dei tour in Vespa nel Chianti, adesso da quest'anno siamo partiti con i tour con le Fiat Topolino, la Fiat elettrica, la Fiat Topolino elettrica lanciata da Fiat qualche mese fa, la Fiat Topolino, con la Fiat Topolino facciamo dei tour su ruota, su Roma, con appunto con questo convoglio che parte, fa una visita guidata della città con un turista che fa anche l'esperienza di guidare nella città. Che non è semplice, che a Roma non è semplice. Che non è semplice, esatto. Io immagino che comunque per la profilazione dei clienti occorre anche un'attenta analisi dei social, stare molto attenti alle tendenze. Segue lei forse questo aspetto, visto che dice che ci ha detto che... Sì, quindi... diciamo che questo è stato anche un po' una parte del mio background, adesso c'è un team che segue questo tipo di attività, ma anche attività che sono molto 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 importanti. Le faccio alcuni esempi di fenomeni che hanno guidato molto quella che è stata poi la nostra proposizione di servizi. Lo scorso anno negli Stati Uniti c'è stata una serie TV molto molto che ha avuto molto successo, che era The White Lotus, e la seconda stagione era girata interamente in Sicilia a Taormina. A seguito di questa serie TV, che appunto ha vinto vari premi, ha un po' sbarcato così il mercato delle serie negli Stati Uniti lo scorso anno, a seguito di questa serie c'è stata un'altissima richiesta di servizi in Sicilia che riguardavano anche i luoghi dove era stata girata la serie. Lo stesso è successo in passato con appunto i vari con il Codice da Vinci, ad esempio, con i vari film di Dan Brown, Angeli e Demoni su Roma. Quindi c'è un'attenzione molto importante anche a quello che poi, che è un po' quello che è successo, io poi sono di Ragusa e vivo questa cosa qui in prima persona, un po' quello che è successo anche con la serie Il commissario Montalbano in Sicilia. Quindi diciamo c'è molta attenzione anche a ciò che ciò che i media, che siano essi social, TV, eccetera, propongono, spingono un po' sul mercato. Per esempio, un esempio molto rilevante è legato alle Cinque Terre, che sono una destinazione bellissima in Italia, forse poco conosciuta dagli italiani e molto più conosciuta dagli americani, anche grazie alla veicolazione che è stata fatta su alcuni blog americani dei luoghi delle Cinque Terre. Quindi diciamo c'è molta attenzione anche a ciò che viene proposto, a ciò che viene seguito, ai trend sui social, ai trend sui vari media, quindi questo è molto importante anche per poi andare a sviluppare nuovi servizi e nuove... Diciamo che è un circolo virtuoso che comunque contribuisce a questa filiera. Senta, parliamo un po' di numeri. Allora, voi nel 2024 avete già chiuso due operazioni con l'acquisizione di Mediterranea Trekking, lo sbarco a Pompei. Prossimi obiettivi? Prossime tappe? Allora, sì, abbiamo chiuso queste due acquisizioni che erano parte del business plan presentato agli investitori in fase di aumento di capitale. Diciamo che intanto 2024 andremo a consolidare la nostra presenza sia in Sicilia,
anche a seguito dell'acquisizione di Media Tracking, sia in Campania a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda di Torres Travel. Sono destinazioni per noi molto importanti, sulle quali abbiamo delle aspettative molto, molto interessanti, molto così, sia numericamente, perché comunque la Campania e la Sicilia sono destinazioni che hanno dei numeri molto rilevanti, sia perché soprattutto in Sicilia l'offerta dei servizi turistici esperienziali non è ancora così sviluppata. Quindi aspettative molto importanti e obiettivi del 2024, consolidamento di queste due destinazioni. C'è da consolidare e da sviluppare molto bene anche Roma, e da qui appunto l'investimento che stiamo facendo sulla scuola di cucina che apriremo nei prossimi mesi. E altro tema, insomma, poi a fine anno andremo a valutare con gli investitori l'opportunità di fare eventuali altre operazioni di M&A, quindi con eventuali ulteriori aumenti di capitale o insomma attività finanziarie di questo tipo. Oh, infatti, a proposito di investimenti, voi 2 anni fa avete CDP Venture Capital ha investito 5 milioni e mezzo, è stata una cifra che sicuramente avrete massimizzato, ma io volevo chiederle, è difficile convincere questi enti a stanziare un finanziamento? La burocrazia è un peso oppure si può fare? Ma allora, intanto... quando parliamo di CDP Venture Capital non parlerei assolutamente di burocrazia. La burocrazia, diciamo, la viviamo quotidianamente su altri enti e su altre istituzioni. CDP Venture Capital è tuttora un partner, un socio assolutamente, diciamo, è il socio ideale, nel senso che comunque... piena disponibilità finanziaria. Attivo, risponde subito. Molto, molto proattivo. Abbiamo trovato delle professionalità veramente incredibili. Cioè secondo me, un centro di eccellenza per quel che riguarda il mercato del venture capital in Italia. Noi ci abbiamo messo un po' a portare avanti, a chiudere la nostra operazione, ma. Dobbiamo considerare che la nostra operazione, diciamo, è stata presentata a CDP a fine dicembre 2020 e era un momento in cui le nostre aziende fatturavano zero e quindi non c'era nulla di certo sulla ripartenza su come il mercato sarebbe ripartito e su con che velocità sarebbe poi ripreso il ritmo. C'era molta incertezza, è vero, effettivamente era un pericolo. Incertezza, quindi consiglio che poi noi abbiamo avuto appunto, tutte le varie nuove ondate del virus che andavano, venivano e ci chiudevano e riaprivano le frontiere, le zone rosse, compagnia bella. Poi quando eravamo arrivati in fase di chiusura ci si è messo anche Putin, che ha che con l'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022 quando si pensava che ormai il peggio fosse alle spalle a livello pandemico ha rimescolato le carte, esatto, e creato un po' di tensione internazionale, esatto. Quindi diciamo che noi la nostra operazione poi è stata chiusa ad aprile 2022, sono stati una serie di motivi per cui così le cose sono andate un po' a rilento, però io devo dire che la scelta che abbiamo fatto di chiedere subito, noi non abbiamo fatto una ricerca di investitori, abbiamo chiesto, è stato il primo investitore al quale abbiamo chiesto, poi ha investito nella nostra azienda anche SMP Holding, che è una family office legato a un imprenditore laziale, che ha investito. L'aumento di capitale è stato 5 milioni e mezzo complessivi, 4 da CDP Venture Capital e 1,5 da SMP Holding. Però devo dire che la presenza di CDP sia come investitore sia all'interno del consiglio di amministrazione è veramente un valore aggiunto enorme. Oh,
Come è iniziato il 2024? Perché i numeri poi comunque vi hanno dato ragione dopo questa, diciamo, incertezza e questi interrogativi iniziali, visto che nel 2023 avete raddoppiato il fatturato a 17 milioni rispetto all'anno precedente. Il 2024, appunto, come è iniziato? Che previsioni avete? Il 2024 è partito molto bene, siamo molto soddisfatti dei trend di crescita. C'è molta incertezza perché comunque la situazione internazionale è tutt'altro che tranquilla, ahimè. Sì. Però diciamo che se non dovessero esserci situazioni di particolare criticità, contiamo di chiudere, insomma, sfiorare i 30 milioni a fine anno come fatturato. Quindi sicuramente c'è un trend di crescita molto importante. Il nostro mercato così molto così soggetto a questo tipo di ci sono, insomma, l'emotività è un qualcosa che colpisce. Dopo l'attentato di Mosca c'è stato per un paio di giorni un rallentamento delle prenotazioni, ma questo è una cosa che storicamente abbiamo sempre visto. Speriamo che la situazione internazionale si mantenga così su un livello, cioè possa migliorare o comunque non possa non degenerare rispetto a quello che è lo scenario attuale. Però, insomma, al netto di questo, le previsioni sono buone. Le previsioni sono buone. Senta, scusi, voglio fare un passo indietro. Prima lei ha parlato dell'estero. Intendete aprire all'estero voi o andare a catturare qualche nuovo turista da qualche mercato che ancora non è presente? Cioè, volete mettere una vostra presenza all'estero? Allora, diciamo che come presenza all'estero sicuramente non a livello di operation. Il nostro DNA in questo momento è l'Italia, il nostro core business a livello di offerta è l'Italia. Sicuramente l'estero è ci interessa anche a livello, insomma, potremmo anche ipotizzare qualche investimento per porre le basi, diciamo, rafforzare la nostra rete commerciale sia negli Stati Uniti sia eventualmente anche nel Far East. Quindi guardiamo con interesse ad operatori esteri che possano fungere un po' da canale per le nostre attività. Però, diciamo, non c'è nulla di concreto al momento. Ho capito. Senta, siamo ormai in conclusione, io però le voglio fare un'ultima domanda personale. Lei e i suoi soci immagino siete stati dei viaggiatori. Allora, questa è una cosa, sì, devo dire che io da piccolo ho avuto la fortuna di avere due genitori che tutte le estati mi portavano in giro per il mondo senza... pur vivendo in Sicilia, quindi era facile adagiarsi sul fatto di fare le vacanze al mare. Noi facevamo tutte le estati un bel viaggio. Ai tempi, io sono del 66, quindi negli anni 70 andava molto di moda la roulotte. Abbiamo girato tutta Europa in roulotte, addirittura siamo andati da Ragusa a Capo Nord nel 76. Okay. Complimenti. Insomma, non un viaggio semplice, poi con le strade e i mezzi del tempo. Anche i miei soci hanno, insomma, nel DNA una famiglia di viaggiatori. So che Luca Perfetto tutte le estati con i genitori andava in giro per il mondo, il padre era un grande viaggiatore, quindi sì, diciamo che... Eravate dei predestinati, insomma, eravate... Esatto, sì. Esatto. Senta, ha un luogo del cuore a questo punto, le chiedo? Avendo vissuto gran parte della mia vita fuori dalla Sicilia, il mio luogo del cuore, sì, è comunque Ragusa Ibla, che è il luogo di nascita dei miei genitori e dove torno sempre molto molto volentieri. Bene, dottor Castilletti, io la ringrazio anche con questa ultima nota romantica e la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ringrazio anche chi ci ha seguito e do appuntamento alla prossima puntata di War Room Business. Arrivederci. Grazie mille, grazie a voi.